Guardia alta e andare avanti, esorta e risaluto il presidente Obama col chiaro ma non facile intento di incoraggiare tutti i diplomatici statunitensi alle prese con proteste e attacchi già costati la vita all'ambasciatore Stevens martedì in Libia. Massima allerta ovunque, attorno alle sedi diplomatiche a stelle e strisce, respinto dalla polizia un assalto a quella di Sana'a nello Yemen con un morto tra i manifestanti, violenze a Tunisi e soprattutto al Cairo con scontri e fitte sassaiole nei pressi di piazza Tahrir accanto all'ambasciata USA per tutta la giornata. Abbiamo rassicurato gli Stati Uniti che non permetteremo che avvenga nulla del genere in Egitto contro le ambasciate. Così commenta i fatti di Bengasi il premier egiziano Morsi in trasferta a Bruxelles per incontrare il presidente della Commissione UE Barroso e da lì arrivare a Roma stasera. No però alle provocazioni anti-Islam, aggiunge a proposito del film L'innocenza dei musulmani, girato l'anno scorso in California e accusato di blasfemia, tanto da scatenare furiose proteste dal Marocco al Sudan, all'Iraq fino in Bangladesh. La Casa Bianca riferisce di due telefonate di Obama col presidente libico Magariev e con Morsi. Per gli osservatori internazionali sono in gioco i futuri rapporti tra la superpotenza mondiale e le nuove leadership salite alla ribalta con la primavera araba. Ma intanto il Pentagono ha ordinato a due navi da guerra di avvicinarsi alle coste libiche tenendosi pronte a nuovi ordini.